Siamo a fine autunno, qual è il momento migliore per trapiantare in vaso un melograno? Allora in questo video vi faccio vedere un po' le fasi del trapianto. Avevo già fatto vedere l'altra volta qualcosa, ma era nel pieno campo. Questa volta è in vaso, abbiamo deciso di metterlo qui, più vicino a casa, più sotto le nostre cure. Vi faccio vedere un po' la composizione del vaso. Vi parlo poi dei due metodi di coltivazione a arbusto, come in questo caso, oppure a cespuglio. E vediamo poi le varie fasi di concimazione e quant'altro. Ci vediamo dopo la sigla. Bentornati sul mio canale, sono Orso. Io non lo sono, ma mia moglie è un amante dei melograni, quindi abbiamo acquistato questo melograno piccolino da mettere in vaso. Potremmo aspettare ancora qualche settimana per metterlo, siamo a fine novembre più o meno, si potrebbe aspettare anche un attimino che perda le foglie, ma visto che siamo nel periodo buono, oggi è una bella giornata, dai, lo facciamo oggi. Due parole sul melograno. È una pianta autofertile, cioè non ha bisogno di un altro melograno vicino per essere impollinata. Si impollina da sola e questa è una gran fortuna, quindi possiamo avere una sola pianta. Se è nelle condizioni buone, lei poi fa i frutti. I frutti vengono fuori in autunno per questa tipologia di piante qui, quindi noi per il prossimo anno speriamo di avere qualche cosa, magari uno o due frutti piccolina come pianta, non ci facciamo molto. Allora, guardate. Questo l'ho preso in vivaio, costa circa 14 euro, più o meno è la cifra che si paga anche se si acquista online, ormai le cifre sono quelle dai 13 ai 15, 16 euro. Mi è piaciuta perché me l'ha andata già con la pacciamatura, però secondo me sta soffrendo, lo vediamo insieme. Per trapiantarla in vaso ho usato un vaso molto molto grande perché poi non la voglio più toccare per qualche anno. Allora, le prime fasi quali sono? Questa ve l'avevo già fatta vedere quando vi ho fatto vedere il trapianto degli agrumi in vaso qualche mese fa. Sono le biglie di argilla, si mettono sul fondo perché uno dei problemi di questa pianta è il ristagno idrico. Se c'è dell'acqua che ristagna sul fondo, le radici marciscono e quindi la pianta muore. Invece in questo caso noi cosa facciamo? Mettiamo le biglie sul fondo, non si otturano più i fori di scolo e quindi l'acqua defluisce. Non sono molte, gliele metto tutte. Ce ne vorrebbe qualcuna in più, ma qualcuna passa attraverso i fori, ma non importa. Questa volta, invece che usare soltanto il terriccio universale da orto, utilizzerò il mio compost. Io parlo mio, ma non l'ho fatto io. Questo, me l'avete chiesto in tanti anche su altri video, è un compost di scarto di una fungaia. Non era più idoneo per far funghi, fanno delle ballette di funghi, fanno funghi per i supermercati e quant'altro, e quindi viene venduto a chi ne ha bisogno per far l'orto, e vi dico che è fenomenale. Ha un pH di circa 7, l'avevo misurato quando ho fatto la coltivazione dello zafferano. Di sicuro non si compatta, quindi avrei potuto anche evitare di mettere le pietre in fondo, però per farvi vedere un po' la procedura completa. Ora questo è molto fertile, non ha bisogno praticamente di niente, ma io comunque un po' di stallatico pellettato alla fine lo metterò. Lo sfino un po'. Con questo io faccio un orto, sono 2 anni che lo utilizzo, ho sempre fatto un orto eccezionale, veramente fenomenale, viene fuori tutto con questo tranne le semine. Ma quello è un altro discorso, probabilmente non è adatto per le semine, ma per i trapianti è fenomenale. Allora, vediamo insieme questa pianta qui. Vedete? Queste radici stanno soffrendo. Io non so da quanto tempo fossero lì, ma di sicuro bene bene non stanno. Le radici che crescono intorno al vaso vengono dette spiralizzate, fanno delle spirali e non va bene. Quindi adesso noi, con un po' di tatto, cerchiamo di aprirle, dargli aria, eliminare questa forma spirale. Qualcuna si romperà, purtroppo la pianta soffrirà in questo momento e soffrirà poi la fase del trapianto, però è per il suo bene. Guardate che sofferenza. Dentro ci sono già delle pietroline di pomice, quindi questo vuol dire che c'è stata una certa cura nella fase di trapianto. Il vivaista ha pensato bene di arieggiare un po' il terreno con della pietra. È una buona cosa questa, non è compattata la terra. Ok, questa
premiamo. Come vi dicevo, non ci vorrebbe, perché non l'ho mai utilizzato con questo compost, ma qualche pellet di stallatico ce lo metto ugualmente. Dovrà affrontare un lungo inverno. Aggiungo un po' di terra che ha un paio di mesi di vita. L'avevo utilizzata per un altro vaso, ma poi alla fine non se n'è fatto nulla e non l'ho buttato perché la terra è buona. Copro solo le radici, quelle in superficie. Ora, cosa importante, vi faccio vedere la pacciamatura naturale. Prima di procedere alla pacciamatura, soltanto due parole, come vi dicevo prima, su come coltivare la pianta di melograno. Abbiamo due possibilità: ad arbusto, come questo, viene fuori un alberello, in questo caso sono due, ma il concetto non cambia, oppure a cespuglio. Se lo troviamo ad alberello, ovviamente vogliamo tenerlo ad alberello, lo teniamo così, facciamo le potature, quelle classiche, i rami secchi e quant'altro, dopo la raccolta, quindi a fine autunno. Io in questo caso lo lascerò così, non lo tocco, di secco non ha praticamente nulla, quindi lo terrò così, a parte questi due rametti qua. Se invece lo vogliamo coltivare a cespuglio, dobbiamo tagliarlo a circa 20 cm, dopodiché si mantengono soltanto le branche laterali e si taglia tutto il resto, quindi lui piano piano cresce a cespuglio. Io questo, come vi dicevo, lo lascio ad alberello. Poca acqua, si dà acqua soltanto quando il terreno è asciutto, deve essere sempre umido, non bagnato, teme il ristagno idrico come un po' tutte le piante, eh? Quindi per questo motivo anche ho messo un terreno molto sciolto che è il mio compost e le biglie di argilla sul fondo. Vediamo adesso l'ultima fase, che è quella della pacciamatura. Per la pacciamatura potete utilizzare tutto ciò che trovate di naturale. Allora, in questo caso io sto usando della paglia perché è la cosa che ho in casa, la più semplice ed è tra le più funzionali a fare la pacciamatura agli alberi. Allora, voi potete utilizzare del cippato se ce l'avete, della corteccia, si può anche acquistare se non la trovate da nessuna parte, tutto ciò che avete di naturale. In emergenza potete utilizzare anche del cartone vergine, quello marrone senza coloranti, dura un po' di meno, non è il massimo dell'eleganza perché poi quando si innaffia, si bagna, si asciuga, si raggrinzisce, ma piuttosto che niente, meglio piuttosto. Ecco qua, uno strato di 3-4 cm e lui può affrontare l'inverno tranquillamente. Io adesso lo bagnerò, avrei potuto farlo anche prima, è indifferente farlo prima o farlo dopo. Lo bagno, così si assesta la paglia e poi gli do un'altra sistemata. Dove si conserva il melograno? Allora, il melograno resiste bene anche alle temperature basse, fino a meno 10 gradi. Ovviamente se abbiamo una serra, nei periodi più freddi la possiamo mettere in serra, io farò così, lì dove ho messo gli agrumi, ma è soltanto una cosa in più, uno scrupolo, non soffre assolutamente il gelo. Finché ci sono le belle giornate lo teniamo sotto il sole illuminato perché gli fa bene. Bene, è stato un video molto semplice, ci tenevo a farvi vedere un po' come si trapianta il melograno in vaso. Due parole sul melograno: è una pianta rustica, dura molti anni. Sentivo proprio stamattina, parlavo con il vicino di casa che è un contadino e lui sta ancora raccogliendo melograni dalla pianta che trapiantò il papà circa 35 anni fa, quindi vi lascio immaginare che robustezza ha questa pianta. Ovviamente lui parlava di pieno campo, io sono in vaso, vediamo un po' come va, 1, 2, 3 anni se rende, volevo tenerla poi in giardino, magari più avanti gli cambierò il vaso, metto un po' più grandi, ma questa rimarrà in vaso. Ecco l'ultima cosa che vi faccio vedere: in fase di trapianto ha bisogno di acqua, molta acqua, inzuppiamo il terreno e poi la lasciamo così. E tra 4-5 giorni, una settimana, controlliamo lo strato sotto di terra per vedere se è umido. Se è umido lasciamo perdere, se è asciutto gli diamo ancora un po' di acqua. Su queste immagini io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, lasciate un like, ve lo faccio col pollicione con i guanti, iscrivetevi al canale, condividete il video se vi fa piacere, vi auguro una buona giornata.